Il 10 novembre il Consiglio Metropolitano di Torino ha approvato all'unanimità un ordine del giorno sul rinnovo delle concessioni autostradali del sistema tangenziale torinese, in cui si chiede sostanzialmente alla sindaca metropolitana di farsi portavoce verso il governo dell'esigenza di separare in sede di rinnovo delle concessioni la tangenziale di Torino dalla Torino-Piacenza, che non ricade completamente nel territorio della città metropolitana. Dimitri De Vita, il consigliere metropolitano delegato ai trasporti, una scelta importante con un'ipotesi anche di protagonismo in futuro da parte della città metropolitana. Una scelta senza dubbio importante, quella di portare un atto in Consiglio metropolitano che vede protagonisti questa volta tutti i territori, raggiunge l'unanimità su una scelta di partecipare attivamente a quelle che saranno le future scelte del governo. La città metropolitana, con le sue infrastrutture, con la sua capacità tecnica, ma soprattutto grazie alla presenza dei sindaci che vengono rappresentati e di tutti i territori rappresentati in Consiglio metropolitano, vogliono partecipare a quello che sarà il prossimo bando e essere chiaramente consultati. Noi abbiamo approvato un atto che, seppur nascendo da sensibilità diverse, hanno un obiettivo comune, e che è quello di rendere comunque protagonista la città metropolitana in quella che sarà la scelta futura, laddove noi vogliamo intervenire in prima battuta con la possibilità anche di gestire in house lo stesso sistema tangenziale Torino, e quindi intervenire fattivamente sui caselli. L'ideale sarebbe quello di sopprimerli, non certo di spostarli, e trovare altre forme di finanziamento che comunque sono al vaglio. Ma la cosa più importante è che, perché tutto questo possa accadere, e quando anche il governo non intenda affidarci in house la gestione del servizio, che comunque, ricordiamolo, è stato pagato interamente dalla fiscalità generale, e che quindi è il caso che ritorni a fare utili per un ente che reinveste gli stessi utili su infrastrutture e manutenzione ordinaria. Con queste premesse noi ci aspettiamo ovviamente di essere auditi anche in Commissione Trasporti, di poter rappresentare tutto il territorio e far presente quelle che sono le nostre intenzioni. Ricordiamo che la capacità tecnica esiste, e quando anche il governo non dovesse essere propenso nello scegliere questa strada, che comunque la normativa permette, allora ci sarebbe anche la possibilità da parte nostra, qualora la Torino-Piacenza venga esclusa, di partecipare anche in una sorta di partecipazione pubblico-privato che veda comunque la città metropolitana e i suoi cittadini presenti.